Ancora, romani qui residenti, giudei e proseliti. Ma poco sopra, al versetto 12, non aveva già parlato di gente della Giudea? Perché qui lo ripete? Noi non abbiamo purtroppo nella Bibbia di Gerusalemme una cartina completa del Mediterraneo. Roma nord, Giudea sud. Creta, anzi, scusate, Roma est, Giudea ovest. Creta nord, Arabia sud. Quindi il nostro autore, mettendo in fila questi nomi, sta ad indicare le tre vie di espansione del cristianesimo. E poi alla fine conclude con un est, ovest, nord, sud, per dire tutto. Quello che a noi interessa non è quest'ultima parte. Roma, Giudea, Creta, Arabia. Sono i quattro punti cardinali e buonanotte. Quello che noi interessa di più sono queste espansioni, questi elementi, questi popoli che indicherebbero nel loro ordine l'espansione del Vangelo subito dopo la Pentecoste. Abbiamo dunque concentrato qui a Gerusalemme i rappresentanti di quei popoli che poi sarebbero stati evangelizzati da questa gente, da questi dodici, da questi apostoli arricchiti dallo Spirito Santo. Questo è il significato probabile di questa lista. Non è l'unico, ovviamente, perché costoro vivono un'esperienza un po' particolare. Quale? Quella di ascoltare questi Galilei che parlano, dice, ciascuno li sente parlare nella propria lingua nativa. Cos'è successo? Se noi diamo un'occhiatina al testo greco, il testo greco è molto interessante perché rimanda ad un'altra esperienza linguistica, che è quella di Babele. E tutti quanti noi, penso che nessuno di voi pensi il contrario, siamo convinti che, secondo l'epopea ebraica, la diversità delle lingue sia nata a Babele, vero? Quando il biblista pone queste domande, vuol dire che la risposta giusta è quella esattamente contraria. Tuttavia, c'è questa convinzione ed è inutile nascondercelo, però le cose non stanno esattamente così. Proviamo a tornare al libro della Genesi e diamo una piccola occhiata, prima al capitolo 11, poi a qualche cosa che sta prima. Dunque, al capitolo 11, versetto 1, si dice: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. E noi immediatamente pensiamo che tutti parlassero l'italiano, tanto per fare un esempio, oppure l'ebraico, che ne so. Poi succede il pastrocchio, che vogliono costruire questa città, questa torre che tocchi il cielo, e al versetto 8 si dice: il Signore le disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo si chiamò Babele, perché il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. E quindi da quel momento nasce il tedesco, l'inglese, il francese, lo spagnolo e via discorrendo. Tanto per esemplificare con le lingue odierne. Non è esattamente così. Non è. Proviamo a capire prima di tutto che la confusione delle lingue non è avvenuta a Babele. Prendete il capitolo 10, e proviamo a perdere un pizzichino di tempo nel leggere i primi 5 versetti. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, i quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di là, Jafet,
Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer, Askenaz, Rifat, Togarmah, i figli di Yavan e giù tutta un'altra serie di nomi. Versetto 5. Da costoro derivano le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuno secondo... e secondo le loro famiglie, nelle rispettive nazioni. Se voi scendete giù velocemente al versetto 20, trovate la stessa affermazione. Questi furono i figli di Can, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Si parla di loro lingue. Non basta, se voi andate al versetto 31, replica. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue. Allora la domanda è, cos'è successo a Babele? Parlavano italiano e poi improvvisamente non si sono più capiti perché uno parlava francese, l'altro rispondeva in tedesco, il terzo parlava in spagnolo. È questo che è successo? Perché le lingue erano già divise. Una linea di possibile lettura è l'attenzione che noi possiamo dare a quel avevano un'unica lingua e uniche parole. È un'espressione che nelle lingue cuneiformi si trova con una certa frequenza quando i re andavano alla conquista di territori nuovi, costituivano il loro impero e si vantavano poi alla fine della loro vita, quando facevano scrivere qualche memoria nella pietra, e dicevano che loro sono riusciti a raccogliere molti popoli, i quali, sotto il dominio di questo sovrano, avevano un'unica lingua e le stesse parole. Ora, noi sappiamo che questi popoli mantenevano invece la loro lingua. E non è vero che parlassero un'unica lingua in tutto l'impero. Che cosa avevano in comune? Una legge. Questa sì. Allora, cosa voleva dire parlare un'unica lingua? Avere la stessa legge. Traduciamo in termini più comprensibili, tutti dovevano rispettare gli stessi valori e quindi le stesse norme. Avevano perciò uno stesso linguaggio. La lingua era diversa, ma il linguaggio era identico. Il furto era furto, l'omicidio era omicidio. A Babele cos'è successo? A Babele è successo che l'uomo non si è più capito, perché uno dice l'omicidio è possibile, l'altro dice l'omicidio non è possibile. Uno dice il furto è bene, l'altro dice il furto è male. Cioè ci troviamo a Babele con una situazione in cui non si rispettano gli stessi valori, non si ha una legge, tanto per andare sul concreto, una legge che faccia da punto di riferimento uguale per tutti, in cui tutti si ritrovano. Torniamo alla nostra Pentecoste. Cosa significa che ciascuno li sente parlare nella propria lingua nativa? Può benissimo, Dio è il Dio anche dei miracoli, quindi non fa nessuna difficoltà a pensare che ci sia stato questo miracolo. I nostri amici parlavano in aramaico e gli altri li sentivano in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, eccetera. Non c'è nessuna difficoltà. C'è però anche quest'altra possibilità di pensare
che ciò che gli apostoli dicevano era quel linguaggio che ogni persona sente come linguaggio proprio. Ed è il linguaggio della tolleranza, il linguaggio dell'aiuto, del perdono, della fraternità universale, il linguaggio della bontà. Quel linguaggio dunque che fa recuperare all'uomo quelle realtà profonde con cui l'uomo desidererebbe essere in contatto continuo, ma delle quali ha paura. Perché? Perché gli altri non hanno questo contatto. Se io sono sincero e l'altro è falso, io vengo imbrogliato. E allora l'uomo comincia a creare barriere, differenze, difese, diffidenze, sospetti e quindi allontanamenti e non certo comunione di comunicazione. Che cosa dunque significa quanto è scritto al versetto 8? Scusate, al versetto 7, erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Può dire tante cose. Non è detto che il miracolo escluda la seconda spiegazione. Possono benissimo essere integrate, ma il dato certo è proprio questo. Non fermiamoci alla pura materialità del miracolo. Dietro c'è qualche cosa in più. Questo qualche cosa in più lo abbiamo in qualche maniera intuito leggendo con attenzione Babele, dove abbiamo, penso non per tutti, chiaro, ma per parecchi di voi, capito per la prima volta che non si tratta del cambiamento della lingua vera e propria. Questa varietà esisteva già nel capitolo 10 del libro della Genesi, ma si trattava di qualche cosa di molto più profondo. E questo lo abbiamo potuto capire conoscendo la letteratura coeva al popolo ebraico, ma di altra civiltà. Bene, siamo al versetto 12, e tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Bello. Due brevi considerazioni. La prima è questa: nessun miracolo porta automaticamente alla fede. Nessuno. Quando Gesù compiva i suoi miracoli, alcuni credevano, altri dicevano: li ha compiuti con il potere del demonio. Ricordate? Questa duplicità di interpretazione ha un suo interesse, perché certamente un fatto è accaduto. Gli uni lo hanno letto come un fatto proveniente da Dio e hanno creduto in Cristo. Di fronte allo stesso fatto, altri hanno pensato che ciò derivasse dal demonio e in Cristo non hanno creduto. Ma quello che è interessante è che il fatto c'è e viene interpretato da due punti di vista. Ora noi qui abbiamo dei fatti e c'è qualcuno che legge il fatto come qualcosa di straordinario e capisce nella propria lingua ciò che loro dicono. Altri invece non reputano questo fatto un fatto da attribuire a una realtà soprannaturale e sbrigano il tutto dicendo: sono ubriachi. Se noi invece di leggere il testo biblico leggessimo
Giuseppe Flavio, meglio Flavio Giuseppe, ci troveremo di fronte alla stessa situazione, perché nella sua opera Le Antichità Giudaiche lui dice che Gesù ha sovvertito le folle e ha compiuto opere demoniache. Ci siete? Noi molto spesso facciamo un piccolo errore di metodo. Ci lasciamo impressionare dalla interpretazione delle cose e ci dimentichiamo delle cose. Badiamo all'interpretazione e non alle cose. La stessa autorità che ha una persona per dire no, questo è un miracolo, o la stessa autorità che una persona ha per dire no, questo è un fatto demoniaco, quella stessa autorità, guardate che ce l'abbiamo anche noi. Non è che loro siano più autorità di noi. E quindi spetta anche a noi dare la nostra valutazione. Nel caso concreto, per noi è interessante perché è la prova storica che Gesù ha combinato qualche cosa di grosso e che altri non sapevano combinare. Su questo non c'è dubbio. Se noi collochiamo le azioni di Cristo dentro a tutta la sua personalità, comprendiamo che quelle azioni non possono essere demoniache assolutamente. Ma se noi prendiamo la singola azione, stacchiamo l'azione della persona di Cristo, guardate che anche noi rischiamo di dire qualche cosa che è molto vicino all'azione demoniaca. Gesù puntualmente infrange il sabato. Voi pensate a un prete che la domenica prende gli sci, va a sciare, non celebra messa, non prega, non dice niente? È credibile quel prete? E questo rabbino che puntualmente infrange il sabato, è credibile? Capite che per noi che riceviamo già un Vangelo digerito, è molto facile dire Gesù aveva ragione. Ma mettiamoci nei panni di chi viveva in quel periodo. Se volete, proviamo a rovesciare il discorso. Andiamo a Lourdes. A Lourdes i miracoli ci sono. Come mai il mondo non si è convertito? È lo stesso fenomeno. Di fronte a una realtà soprannaturale, l'uomo resta libero, perché dipende dal suo arbitrio leggerlo in una maniera o leggerlo in un'altra. Il fatto straordinario c'è. Poi lo vuoi accettare? Bene. Non lo vuoi accettare? Va bene, la tua libertà viene salvaguardata. Ma teniamo presente quello che vi dicevo all'inizio di questa piccola parentesi che abbiamo aperto. Non pensiate di convertire qualcuno con il miracolo. Il miracolo rafforza la fede che c'è in uno, ma non necessariamente la produce. Non necessariamente. Non esiste dunque questa meccanicità che molto spesso la nostra ingenuità teologica pensa che esista nello fatto straordinario. Non esiste questa meccanicità. La libertà della persona permane sempre, anche di equivocare. E non dobbiamo per questo assolutamente inquietarci, perché se Dio stesso rispetta la libertà della persona, non capisco perché Chiesa e cristiani non debbano rispettare la libertà delle persone. Qui io aprirei una piccola parentesi ancora. Noi stiamo vivendo un periodo storico in cui
è difficile trovare dei preti che dimostrino. Di solito la predicazione viene fatta semplicemente annunciando. Le cose stanno così, voi dite perché, e l'altro vi dice stanno così, punto e basta. Oggi è difficile trovare, si possono trovare, sia ben chiaro, non si dice di no, ma è difficile trovare preti che argomentino, che dicano è così per questo motivo. Oggi ci si è fermati alla narrazione, alla esposizione. Probabilmente perché la formazione teologica di oggi non è più la formazione teologica di un tempo. Un tempo noi imparavamo la teologia in una maniera che non augurerei a nessuno. Però dava questa capacità dimostrativa. Da Turtensis si enunciava la tesi. Explicatio terminorum, si spiegavano le singole parole per non equivocare nella discussione. Opiniones, si mettevano i pareri di tutti su quell'argomento. Pareri favorevoli, pareri contrari. Dopo c'era la demonstratio, in cui prima c'era una pars construens, cioè si dimostrava la tesi, e poi c'era una pars destruens, si dimostrava come le opinioni erronee fossero sbagliate e si spiegava il perché erano sbagliate. E poi alla fine c'erano gli scolia, cioè le difficoltà che potevano nascere dalla dimostrazione operata, e poi c'era la conclusio. Dimostrare non è facile. Oggi non si adopera più questo metodo nell'insegnamento della teologia, si adoperano altri metodi che hanno parecchie cose buone, insomma, da dire. Tuttavia si è perso questa caratteristica, la dimostrazione. Perché certe cose affermano? Per l'amor di Dio, io voglio bene a Odi Freddi come voglio bene a qualunque persona, ma prendiamo lui come esempio. Perché bisogna criticare Odi Freddi? Perché non dice cose corrette. Allora, uno legge e dice, qui è sbagliato per questo motivo, qui è sbagliato per questo motivo, qui è sbagliato per questo motivo. Non ci si può contrapporre semplicemente perché tu la pensi bianco, io la penso rosso. No. Io dico che il tuo pensare bianco è non corretto e ti spiego dove e ti spiego il perché. Tu, casomai, mi dici perché il mio pensare rosso non è giusto, non è corretto, mi spieghi dove e mi spieghi il perché. Altrimenti ci rendiamo conto che non esiste la possibilità di crescere. Hegel, con un gioco semplicissimo, semplificato ancora di più dall'insegnamento scolastico, dice che esiste una tesi ed esiste un'altra tesi, opposta, un'antitesi. È dallo scontro o dal dialogo fra queste due realtà che nasce una sintesi, cioè una tesi nuova, che è migliore delle due precedenti. Noi abbiamo dimenticato, lasciato da parte, questo gusto del dimostrare. E perciò siamo entrati dentro quel relativismo dove si dice, vabbè, questa è la tua opinione, io ne ho un'altra, e ci si ferma lì. Non è sbagliato dire questo. Perché esistono zone del sapere e zone dell'esperienza, dunque zone della conoscenza, che non sono delimitatissime, dove l'opinione dell'uno va rispettato tanto quanto l'opinione dell'altro, ma ci sono altre zone, anche della fede, dove le cose si possono dimostrare. Ci accordiamo su alcuni principi di partenza e poi si scende giù e si ragiona.
Non siamo d'accordo su quei principi, va bene, ne formuliamo di altri, in modo da trovare una piattaforma comune di discussione. Perché il relativismo, giustamente Benedetto XVI non lo può vedere, e ha ragione, il relativismo non porta al rispetto, porta al soppruso. Perché nel relativismo non c'è più la forza della ragione che ti dice ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, o meglio, ciò che è più vicino al vero, ciò che è più vicino al giusto. Non te lo dice più. E allora, quando manca questo punto di riferimento di verità e di giustizia, chi prevale? Il più forte. E torniamo alla legge della giungla.